Buongiorno, schifezzina. Rossi mentre giochi? Che scemo. Ti devo confessare una cosa. No, non ci sono soldi, non possiamo comprare niente, non possiamo andare da nessuna parte, siamo poveri, ciao. Ma io ho già comprato un bellissimo piumone. No, piumone, scusa, un bellissimo copripiumone. Con la tua carta di credito. Senti, questa carta deve ritornare al suo posto, eh. Ma io c'ho le foto della tua carta di credito. Bello Dai. pacioccone, bello pacioccone molle, molliccio. No, non carino. Alzati! Oh! Dai, alzati. Ma se Alzati. ci sei te che mi fai bibibibibibi, come faccio ad alzarmi? È un po' inquietante. Sì. Cosa ti sei portato? Ma cosa sta facendo sta mucchetta? Sta mucchetta. Il giochino. Buongiorno, buongiorno, buongiorno. Con il letto ancora da rifare, ma tanto c'è tempo. Allora, oggi è sabato. Omar è a casa, avrebbe dovuto lavorare, però appunto è rimasto a casa con me. E adesso ci prepariamo per uscire, andiamo a fare colazione fuori perché siamo rimasti senza niente, nel senso che stamattina pensavo di fare una tortina e ovviamente di preparare il cappuccio qui a casa. Il problema è che ho visto effettivamente che abbiamo il latte scaduto, è scaduto ieri. E poi non ho proprio tutti gli ingredienti per fare una torta, quindi lasciamo stare e andiamo a fare colazione fuori appunto. Tanto dobbiamo fare anche un pochettino di spesa proprio in generale, perché ho terminato anche il detersivo della lavatrice. Insomma, diciamo che questa settimana ho fatto fuori un po' tutto, quindi dato che ho diverse cosine da lavare, ci siamo detti facciamo la spesa di mattina perché almeno è meno incasinato nei supermercati. Poi il pomeriggio, oltre a stare 3 ore in cassa, è sempre un caos girare tra i vari scaffali, non si trova mai niente. Comunque, questa settimana abbiamo portato il piumone in tintoria. In realtà quest'anno ci siamo mossi un pochettino tardi perché faceva caldo, ha fatto caldo per tantissimo tempo e il piumone era il nostro ultimo pensiero. E il fatto che adesso comunque fa freddo, sebbene le temperature siano aumentate un pochettino, fa freddo comunque, la casa è fredda. E niente, l'abbiamo portato e la ragazza della tintoria ci ha detto che sarà pronto solo tra una settimana. Quindi adesso abbiamo la copertina, però di notte fa freddo, infatti vado a dormire con tipo due pigiami. Io poi sono un tipo molto freddoloso. E Omar va a dormire con la canotta, la maglietta a maniche corte e i pantaloncini, poi puntualmente
Io mi sveglio intorno alle 3, alle 4 di notte, che sono scoperta perché lui è tutto avvolto dalle coperte, quindi diciamo che quando arriverà il piumone sarà un pochettino più semplice. Come ho detto prima, ho acquistato finalmente il copripiumone perché non ne abbiamo più, nel senso che sono tutti strappati, consumati, quindi c'è proprio necessità di fare un po' un cambio. Ne ho acquistato per il momento soltanto uno, l'ho preso online ovviamente, perché voglio un attimino vederne la qualità. Se poi mi piacerà, faremo anche altri acquisti. Io generalmente non ne compro tanti, perché poi mi vanno a occupare un sacco di spazio. Ne prendo almeno tre. Se non ne riesco a salvare nessuno dagli anni passati, ne acquisto sempre tre e vado avanti per tutto l'inverno con quelli. Li ho sempre solo acquistati da IKEA, però non lo so, adesso i modelli che ci sono non mi piacciono più che altro le fantasie. E quindi, tanto comunque i prezzi più o meno in giro sono gli stessi. E così mi sono detta, mettiamoci alla ricerca di un sito in modo tale da poter acquistare qualcosa di carino che abbia una fantasia che vada più che altro bene anche per la nostra camera da letto. Non so se vi ricordate, ma vi avevo detto che avevo scovato appunto un sito internet, che vendeva dei copripiumoni stupendi con delle fantasie comunque particolari che non era facile reperire in giro. E sono andata appunto ad escluderlo perché ho visto che le misure non corrispondevano, diciamo, a quelle del mio piumone. Generalmente le misure sono standard, però quelle erano troppo piccole. Quando mi arriverà il copripiumone, lo metterò su, ovviamente, quando mi arriverà anche il piumone della tintoria. Ve lo mostro e poi vi spiego tutto quanto perché in tante mi state scrivendo per chiedermi appunto di consigliarvi dei siti dove poterli acquistare. E ho trovato uno shop online che sembra essere valido, è un po' caruccio come prezzi, però vi viene dato un codice sconto che comunque vi permette di acquistarlo ottenendo uno sconto ragionevole. Adesso poi quando arriverà, penso arrivi in settimana comunque in concomitanza col mio piumone, ve lo mostro. Ne ho scelto uno molto molto carino, c'era una vasta scelta, fantasie proprio belle e ce n'erano un po' di tutti i prezzi. E comunque quando mi arriva ve lo mostro e vi dico tutto, vi parlerò sia di quel sito che ho escluso e sia appunto di questo sito nuovo. Più che altro voglio anche vederlo un attimino in prima persona, vedere com'è la qualità. Ho fatto per tutta la settimana colazione con la mia nuova macchinetta del caffè e con il nuovo cappuccinatore e devo dire che ho fatto proprio proprio una bella colazione ogni giorno. Allora, mi avete fatto un po' di domande in merito e adesso vi rispondo in maniera generica. Allora, per chi mi ha chiesto il modello, la macchinetta è Inissia della Nespresso. L'ho acquistata su Amazon insieme al cappuccinatore. C'era la promozione, per cui acquistandoli insieme pagavo 137 euro. Adesso nei negozi viene venduta tipo a 50 euro, ma è da sola, senza il cappuccinatore ed è nella versione nera. Io l'ho presa nella versione bianca perché comunque si abbina bene alla mia cucina, poi mi piaceva di più. Come avete visto, i biscotti stanno finendo piano piano, poco per volta, e adesso poi appunto andrò a mettere all'interno qui le cialde. Il cappuccinatore funziona bene. Mi avete chiesto se scalda il latte? Sì, lo scalda, io bevo sempre il latte bello caldo, come quello del bar praticamente. Fa una bella schiuma e sì, monta bene il latte. Ieri comunque ho acquistato per la prima volta appunto le cialde perché ovviamente stanno terminando. Le ho prese sul sito della Nespresso, ne ho scelte alcune nuove anche, che non ho proprio io nella scatolina che mi è stata data dalla Nespresso quando ho acquistato la macchinetta. Ho letto la descrizione e diceva che appunto erano cialde specifiche per fare il cappuccino, quindi appunto le ho prese. Ne ho prese 40 e ho speso 21,10 euro. Vabbè, io le chiamo cialde, in realtà non si chiamano cialde, però vabbè. Lasciate perdere. E, appunto le capsule
E niente, adesso c'è la possibilità di scegliere se farsele consegnare a casa o se andare tipo nello store. Ho visto che c'è uno store qua vicino che è in un centro commerciale qua vicino, per cui appunto io le andrò a ritirare lì. Tanto devo consegnare quelle che abbiamo utilizzato, le ho ancora tutte dentro la macchinetta. E così appunto consegno quelle, prendo quelle nuove e gratuitamente appunto non devo pagare con la spedizione. Quindi questa cosa è molto molto utile. Lista della spesa fatta e adesso si va. Finita la spesa allo Shan, adesso andiamo da acqua e sapone. Io non devo più venire a fare la spesa con questo perché deve mettere tutta la roba nel carrello in ordine alfabetico. Deve Tant'è metterla che... bene, Ma perché stai zitto che sei andato a mettere i mandarini sopra la pasta, hai fatto una ma il strage. mandarino è esistente, non è perché mandarino, perché è piccolino. Cerca l'euro del carrello che era mio, dai. Allora, mi ha dato l'euro del carrello e mi ha detto che questo serve per la spesa della settimana e me lo devo far bastare e devo anche portargli a casa il resto. Oddio, chiaccio No, non è schifoso. bello che tu mi porti a casa il Fatelo resto. bastare, Ho detto che ha detto. poi con il resto lo puoi spendere per le tue passioni. Perché non la smetti? Comodo, no? Mentre vai se cosa devi prendere. Certo.
Allora, rientrati a casa, vi faccio un rapidissimo svuoto della spesa partendo dallo Shanna perché ci sono diverse cose che devono essere messe in frigo. Allora, abbiamo preso l'uva 1,40 euro, poi per 6 euro, 7 euro, non ricordo con esattezza, c'è lo scontrino, ma non mi metto a cercare perché altrimenti ci impiego una vera eternità. Sì. 6,99 euro. Abbiamo preso questa tortiera, guardate che bella, c'erano diversi colori. Ho preso ovviamente questa rosa perché ogni volta non è che posso starla a fregare a mia madre, dato che devo preparare una torta oggi da portare a mia suocera, perché nel pomeriggio appunto andremo a trovare i miei suoceri, quindi volevo farle qualcosa. È del diametro di 26 cm. Poi abbiamo preso limoni. Questi non devono mai mancare. Pacco di pasta Agnesi, queste sono le penne lisce. Granarolo, latte intero. Ho preso questo che in teoria dura un po' di più rispetto a quello che acquisto solitamente in panetteria. E vediamo, così ci facciamo anche colazione domani. Poi altro pacco di pasta sempre della Agnesi, penne lisce. Poi abbiamo preso le mezze maniche, tortiglioni e poi abbiamo preso le eliche, queste mi piacciono un sacco. Io vado matta sia per questo tipo di pasta qua che per i fusilli, mi piace veramente tantissimo, sia da mangiare al sugo, sia da mangiare al pesto, insomma vado veramente pazza. Poi della Biraghi abbiamo preso il parmigiano grattugiato, tutto schiacciato, una confezione di yogurt al limone, perché questi mi servono per la torta che devo preparare oggi. E per finire abbiamo preso 2 kg, dovrebbero essere, di mandarini. Ok, passiamo ora acqua e sapone. Abbiamo comprato benissimo oggi, abbiamo preso diverse cose di marca e abbiamo speso tipo soltanto 17 euro. Allora, della linea acqua e sapone abbiamo preso questi 3 rotoli di asciugatutto con i quali mi trovo molto bene. Io li utilizzo sia in cucina per asciugare appunto il fritto in eccesso, ad esempio quando vado a fare le patatine fritte, e sempre uno o due solitamente me li preparo di là nel ripostiglio perché quelli invece li utilizzo per pulire, sia per spolverare quando vado a utilizzare il pronto o l'emulsio, sia anche per lavare i vetri. Poi abbiamo preso questo alluminio, questa confezione di alluminio da 16 metri, sempre della linea acqua e sapone. Poi abbiamo preso questo detersivo, sì, ciao, questo detergente intimo malva e camomilla. Questo è lenitivo della Affinity Care. Avevo già provato in passato questo brand, non ricordo però che cosa fosse e mi era piaciuto. Comunque molto carino anche il packaging. Sembra che ce ne sia tantissimo all'interno. Poi, come detersivo per i piatti, ho preso questo Genio Più. E nulla, elimina i cattivi odori, sgrassa a fondo lasciando un intenso profumo. Come fragranza è quella al limone. Poi, della Fabuloso, ho preso questo morbidente qua. Questo è alla vaniglia e orchidea. Sentiamo un po' il profumo. Molto buono, la vaniglia proprio veramente buona, si sente tantissimo. Poi della Lysoform abbiamo preso questo disinfettante per il WC a lime, che è appunto un anticalcare, un disincrostante, elimina i germi, agisce fin sotto l'acqua, insomma questo lo conosco già perché l'avevo già acquistato e mi ero trovata molto bene. Poi ho acquistato questa crema per i capelli della Adorn, sapete che questa è quella che io utilizzo sempre, quando mi vedete con i capelli ricci io utilizzo questa. E niente, mi piace tanto, costa soltanto 2,99 euro, però dura veramente tanto, nonostante comunque adesso i miei capelli siano cresciuti parecchio. E mi piace ancora di più della classica spuma che trovo vada a incollare i capelli, mentre questa fa un bel riccio, sembra quasi un riccio naturale. Io ho il capello completamente liscio. È leggermente ondulato sulle punte quando non passo la piastra, però devo dire che mi piace molto perché li lascia belli vaporosi. Poi
Poi come detersivo abbiamo preso questo detersivo liquido della Felce Azzurra e la profumazione classica e niente, efficace anche a freddo, nei lavaggi a freddo, è indicato per 32 lavaggi. Stavo prendendo quello della Monamour, però allo stesso prezzo, dato che era scontato, ho poi preso questo perché ce n'era un pochettino di più. Quello della Monamour era indicato per 26 lavaggi, mentre questo per 32. E niente, appunto, è indicato sia per i bianchi che per i colorati ed è appunto per la lavatrice. Poi Omar ha acquistato della L'Oreal questo shampoo olio extra fine di cocco per capelli da normali a secchi, capelli leggeri pieni di vita. Vabbè. Io solitamente utilizzo quello della Garnier Ultra Dolce. Abbiamo Lisa perché è appena rientrato Omar, quindi lei deve urlare. E niente, lui ha preso questo perché era scontato, mi pare, ovviamente. Sì, a 1,99 euro, forse, forse anche meno. E poi per finire, Omar ha preso questa candeggina profumata. C'è un moscerino, aiuto. E per la pulizia del bucato e della casa, niente, della linea acqua e sapone, non so come sia, adesso poi la provo e vi faccio sapere. Va bene, adesso metto a posto tutto, preparo un pranzetto veloce e poi facciamo la torta insieme. Volevo segnalarvi questo dolcino strabuono della Perugina. Sono le nuvole al gusto di fior di latte, è praticamente come una mousse. Super super sofficioso, l'unico problema è che finisce subito. All'interno di una confezione ci sono due barattolini e devo dire che sono veramente buonissime. Io ogni tanto quando le vedo al supermercato, vedo qualche novità, la provo e niente, questa è veramente buona.
ragazzi, mentre la torta per mia suocera è in preparazione in forno, volevo farvi vedere una cosina carina che ho acquistato questa mattina. In realtà sono quattro, ma sono esattamente identiche l'una con l'altra. Praticamente sono queste. Cosa sono? Sarebbero delle sedute per le sedie in stile nordico, una sorta di cuscino, come potete vedere. E ho in mente di fare una cosa molto molto bella, di preparare un video che secondo me vi piacerà tantissimo. Se tutto va bene, incrociamo le dita, speriamo di farcela, andrà online in settimana e ovviamente io non le andrò a utilizzare come sedute perché appunto non ho, come saprete, delle sedie in stile nordico, perché le mie sono classiche azzurre, quindi non ci azzeccano proprio niente. Però appunto le ho viste, erano in promozione e le ho prese perché assolutamente mi sono detta devo fare questa cosa, perché è già un po' che mi ero imposta di fare questo tipo di video ma non ci sono mai riuscita, e quindi adesso in settimana dovrei essere tranquilla e dovrei riuscire appunto a prepararlo. Bene, comunque sia, adesso io vi saluto, chiudo qua questo vlog perché appunto, come vi ho detto prima, andremo dai miei suoceri, quindi io non vloggo lì comunque, e quindi niente, vi faccio però vedere poi la torta come è venuta, se è venuta, speriamo che venga bene, ecco, anche perché lo stampo è nuovo, quindi non so se sia valido o meno. E niente, se riesco domani registro un altro video vlog. E basta, per adesso vi saluto, vi mando un bacione, vi ringrazio per essere stati oggi in nostra compagnia e noi ci vediamo presto con un nuovo video.